arrestato, catturato, YouTube il video, ma censurato, mezza assinna, ma è sfuggita, erano troppe, così è la vita. Stanno tutti a rosica, troppo a nord non si sta zitto, ormai il dado è stato trafitto. La guerra ormai in sé poi vita, show per tutta la famiglia, sangue morti, vendo tua figlia. L'ottava puntata della prima stagione del Trono del Muori inizia con i drammi. Perché i drammi? Ah, il seguito di quello di prima, ah! Che mi hanno dato i limiti di età per mezza assina lasciata sullo sfondo, ma chi l'aveva vista? So troppe assine in sta serie! Come fai a levarle tutte? Comunque i Lannister stanno a fan casino e stanno seccando tutti i lupetti che trovano. Arya e Sirio Forel si allenano e Sansa passeggia con la septa comare italiana anni 50, che già ha fatta la guerra, è scappata dai nazisti, e mangia subito la foglia, facendo scappare Sansa. Eppure la septa ci saluta subito! Si sacrifica per Sansa! Brava septa! La septa c'ha le palle vere! Addio piccola Angela! Non scopriremo mai se avevi i capelli. Ser Merin raggiunge Arya. Vieni piccolina, che papino ti vuole. Ok, ma perché Ned ha mandato voi e non le sue guardie? Ci hanno scoperti, raga! Parte il combattimento, dove Sirio affronta 4-5 persone in armatura, con una spada di legno. Ehi, Emena! Ma com'è possibile che loro sentano i colpi di un legnetto con 48 kg d'armatura? Ma come cazzo vi addestrano? Però vabbè, dai. Rimane solo Ser Merin. Vabbè, ma è fatto ormai. Raccogli una spada dei Lannister, Sirio. Raccogliene una per terra, ce ne stanno 4-5 per terra. Arya, passagliela te. È pieno di spade, sbrigate. Prendi una spada de ferro. Che cosa diciamo noi a Martin? Un'altra stagione che devo pagare mutuo. E allora vai a fare le altre stagioni che io ho firmato per una sola. Arya scappa lasciando l'esito del duello incerto. Quindi può essere che non muore, eh? I rumori non vogliono dire niente e le teorie dicono che sia ancora vivo. Vabbè. Sansa ovviamente ha la stessa fortuna della sorella e riesce anche lei a scappare, no? Per 3 secondi. Finché non la trova il mastino. Fine parentesi della fuga di Sansa, cioè capisci, sì. Septa morta a caso, va bene. Il leggendario bucio da culo di Sansa. Ma continuate a odiarla, mi raccomando. Arya invece non trova i guerrieri sfigurati giganti a fermarla, ma le gnappettine che se la sentono calla. Ti ho trovato, ragazzina. Vattene che me lo del culo. Vieni con me dalla regina. T'ho detto levede, non me fa ripete. Andiamo, forza. Che t'avevo detto? Ma avevi detto, eh? E mo guarda, guarda. T'ho bucata la panza. Mi costringi a punirti. Non sono io, è colpa tua. Sì, lo capisco. In effetti m'avevi detto, m'avevi detto. All'ospedale dirò che sono caduto dalle scale. Infanticidio. Tutto a posto, andiamo avanti. Ned sta al cappio. E un Varys versione saccottino al cioccolato lo va a trovare. Ci siete? Tiè. Non tutta, oh! Adirchio, fammi beve. Le mie figlie come stanno? Arya è riuscita a scappare e quindi evitare un futuro di sofferenza. E Sansa? Sansa no. Sansa no. E tu? Mentre tutti i miei uomini morivano, sei rimasto lì a guardare, sì, sei rimasto lì a guardare. Ti piace tanto sta frase, eh? La dici sempre. Te posso chiedere una cosina? Dimmi! Ma perché cazzo sei andato a dire tutto quello che sapevi a Cesira? Ma tu sei scemo, veramente sei io? Perché i bastardini, piccoli angiolettini? Non li volevi far morire, vero? No. E quindi morirai tu, genio fenomeno. No, no. Catta il nano. Il nano gli è scappato. Mannaggia i pescetti talli, cat. Quando non devi rapire il nano, lo rapisci. Quando lo devi avere, ce l'hai. Ma lo fai apposta. Ma è una spia dei Frey venuta a distruggere la mia famiglia. Andiamo alla barriera, dove i guardiani hanno recuperato i corpi. Quelli trovati da Ghost, che si era preso un ricordino, il braccino. Ah, vedi come si sono conservati bene, oh. Perché ne esponiamo tipo museo delle cere? Manco puzzano. È perché si sono surgelati. Come quando metti la roba in freezer. Non lo so. Facciamoli vedere al maestro Aemon e poi bruciamoli. Come, scusa? Facciamoli vedere a Aemon. Ripeti per cortesia. Vedere Aemon.
Ma come cazzo li esamina Emon, che è cieco? Ma come li esamina Emon, che è cieco? Come li esamina a caso? Con le mani, a ca col tatto a caso? Ma boh, gli ho strappato il cuore, ma quella è una chiappa! Cioè, capito? Boh, vabbè. Lord Comandante, è arrivato un corvo. Si passa quindi nelle stanze di Capo Mormont, che dopo aver letto il messaggio, convoca il suo attendente badante John Inserire Cognome. Siediti, figliolo. Ci sono notizie di mio padre? Cosa ride? Lord Stark è accusato di tradimento. Orco Giuda, 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 orco Giuda! Che mo fa, oh? Ci sono le mie sorelle! Ma perché ride? Ora tu sei un guardiano della notte! Se diserti, ti ricordi quello della puntata 1, quello che stava a fare un favore, avverti vedere strani che però vi avete tagliato adesso qua? Arriviamo alla scena madre che fa nascere l'odio verso Sansa, vergognate! Abbiamo Cersei, Dito Corto, Varys e Pycelle. I quattro più cospiratori manipolatori mentalisti, mancano solo Tywin e Olenna. Contro una ragazzina. Di chi è la colpa? Della ragazzina. E allora incolpiamo la vittima. Bravi, bravi! Il discorso è andato così. Tuo padre è un traditore. Ma tu sei bravo, ti vogliamo bene, sei tra amici, tranquilla. Ma no, papà avrà capito male, c'è un equivoco, un misunderstanding. Lui lo sa quanto io amo Cioffrino. Ma mica lo so se te famo sposarmi figlio, eh. La procedura del traditore? Non mi pare il caso, No, 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 please! Io sarò una regina bella come te, Cesira. Io ti ammiro moltissimo, non mi perdo un tuo posto su Dio da mille volte in book. La ragazzina è fan vera, vostra grazia. Diamole la possibilità di provarlo. È una decisione molto difficile. Non è vero niente, so fa tutta scena. La colpa di Sansa, che la gente non gli vuole perdonare, è di aver scritto a Nord che il padre è un traditore e che Robb deve scendere per inginocchiarsi a Joffrey. Ma perché l'ha scritto? Eh? Perché? Perché Sansa dice cosa succederà a mio padre e Cersei. Dipende da cosa? Da tuo fratello e da te. E scrive la lettera per salvare il culo al padre che ha fatto una cazzata dietro un'altra. Vorrei vedere te, vorrei vedere Odi Sansa, vergognati. Corvo Insta arrivato da Rob. Quasi supera il record della stagione 7. Non due transizioni, ma una. Quella dopo. Legge il messaggio e la prende come voi. Sansa ha scritto questo? L'ha scritto Sansa, ma le parole sono de Cesira. Oh, usa la capoccina prima che te la sostituiscano con qualcos'altro. Geoffrey ha messo al gabbio mio padre e ora vuole che io mi inginocchi? Esatto. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal, send me a kiss by wire. Va bene, vado a bendare il knee, come dicono i giovani. Porterò pure qualche amichetto a inginocchiarsi. E chi? E chi? Tutti i vessilli! Dai, dai! E che cazzo, no? C'ha ragione, non ci pensa. Catelyn riceve molto in ritardo. Tre transizioni, eh? È inaccettabile. La notizia che Ned è stato catturato. Suo messaggio è arrivato tre transizioni fa e non mi ha detto niente. Ah sì, mi sono scordata, scusa. Chi è il lord più bellino della casa? Cucci, cucci, cucci. C'ho fame! Oh, rincoglionita! Vai a fare il bagnetto e dopo mangerai. Famoso sto bagnetto. Se anche tu, come me, temi per la sicurezza. Allora, primo, non usare quel linguaggio scurrile davanti al mio piccino uccellino. Secondo, già lo so che me vuoi chiedere. Non te li do i cavalieri della valle. Devono sta qua, devono fare le scarpe. Ma mio marito, mio figlio, che te lo devo. Dori? No, vabbè, lascia aperto. Ah, ecco. No, vabbè, te lo dico. E sti cazzi! Tyrion e Bronn sono sulla strada di ritorno per Approdo del Re. A piedi, in mezzo al nulla, ok. Ma un cavallo qualcosa! E discutono i termini del contratto di Bronn. Cosa vuoi, Bronn? Oro? Donne? Oro e donne? Andata! Firmo! Prima regola per sopravvivere nei boschi se non te vuoi far vedere. Non accendere un fuoco, perché segnali la tua posizione ai banditi tagliago. Arrivano tutti i clan e barboni del circondario. Poi dici che la gente crepa in sta serie. E te credo! È stato breve ma intenso. Addio. Aspetta, aspetta, aspetta.
Non siamo qui per offendervi, miei lord. Voi e le vostre asce smussate. Che merda! Ve la fate mucciaccia così smussate con la punta arrotondata? Uscite fuori da lì dietro! Lo so che siete abituati a cagarvi sotto quando vedete un lord. Tipo quando passano i lord della valle e voi nascosti muti a catena, fighettina! Stai divagando? Sì, scusami. Tutto questo per dirvi che non vi voglio offendere. Venite con me! Fate il salto di qualità! Basta fributare i guerrieri veri! No, è ora di diventarlo per davvero! Seguitemi e vi darò questa! Questa cosa, la mano, te la taglio la mano e me la porto via, che ci vuole? No! La valle degli Arryn! È un milione di posti di lavoro! Votate per me! Wow, che fico ti seguo! Come essere quasi derubati e uccisi ma uscirne indenni con le bodyguards. Per info sui corsi chiamare lo 06666. Alla barriera Sir Alistair scherza amabilmente con John. Non solo bastardo, ma pure fiuto in traditore. Che combo di disagio per te. Simpatico, ha fatto la battuta. Combo, capito? Perché due al prezzo di uno? È simpatico, è sprecato qua. Tentato omicidio! Tentato omicidio! E la madoggio! Lasciatemi sta! Mi converto al dio dei mille morti e gli strappo la faccia come aria! No, no, sto giro è esagerato, John! Quello ha fatto una battuta! Reagì così un po' troppo! Stavolta non c'hai ragione, John! Stavolta non c'hai ragione! E calla, mo so cazzi sua. Un mese in isolamento, 6 mesi dei lavori forzati, condanna a morte! Ha cercato di assassinare il ranger istruttore! Fino a camera tua! Ah beh, le punizioni corporali durissime. Ghost deve andare al gabinetto e John gli apre la porta. Plot twist, non deve andare al gabinetto, ma ha sentito qualcosa provenire dagli appartamenti di Capo Mormont. Comandante, posso entrare? C'è nessuno! Improvvisamente sbuca uno dei cadaveri, quelli di prima. Sbuca da solo, cammina. Pure gli zombie! Ma non manca niente in sta serie! Cammina anche abbastanza contrariato, devo dire. Ma chi è che fa tutto sto bordello? Sto cercando di riposare in pace! Ma Ghost dove sta? Fuori. Vabbè, vabbè. John in teoria ha già vinto 6-7 volte perché l'ha accoltellato da tutte le parti. Ma il non morto ieri in barza non è molto efficace e non ha effetto. Allora arriva Capo Mormont con una convenientissima lanterna. E Capo Mormont così. John si avvicina e... Ai, si scotta! E quindi? No, niente. Tira la lanterna al non morto e quello esplode. No, vabbè, prende fuoco. A Essos e gli immitraghi svolgono la loro professione: squartare, uccidere e razziare. Daenerys cammina in mezzo al devasto. Ma che è un safari? Disneyland della morte, lei cammina tranquilla intorno al disastro. E chiede: cosa fanno? Ma che non lo vedi? Eh sì, lo vedo, lo vedo. Oh, ah! Credevo che i dotraghi non dessero peso a loro. Sì, ma i barche per te come le comprano? Che favolette, gli sguardi bellini che piacciono tanto alle fan di tuo marito? No. Ah, quindi è colpa mia. No, Galesbrinx, tu sei perfetta, tu non hai colpe. Ha detto fermi, oh! Vabbè, hai fatto il pezzo Angelina Jolie, hai adottato una donna capretta. Voglio quella. Voglio pure quelle. Ma non le vuoi avere tutte. E invece sì, sono la Galesbrinx. Ti sa un po' troppo il tuo status, The Galesbrinx, te sta larga, eh? L'immitraco che è andato in bianco va a recriminare da Khal Drogo e Daenerys arriva subito. Che me sta a parlare le spalle? A vigliacco! Vai a piangere da Callino! Dice che ti sei presa tutte le donne, è vero? È vero! Che cazzo vuoi, lesbica, lesbica, lesbica! Sì, ma non è giusto così, oh! Adesso non si può nemmeno abusare delle prigioniere, madonna che tempi de merda! E che cos'è? E poi cosa ci sarà? Non si potrà più trucidare i neonati? Ma dove andremo a finire? Ma voi ci potete anche andare con quelle signorine, eh? Ah, ok, è apposta, beh, volevo vedere! Ma prima ve le dovete sposare! Piano, sì! Razzio a malapena per me stesso! Come faccio a campanartra? Fate come vi dico, sono la Galesbrinx! E basta con sta storia della Galesbrinx! Devo mettere un contatore di tutte le volte che dice sono la Galesbrinx per pararsi al culo, sta donna! L'hai sentita la signora? Ci sono i cavilli legali! I cavalli legali! Ma perché siamo a votraghi, dotraghi! Tu metti la donna davanti agli amici? Non sono più tuo amichetto! Ormai sei plagiato da questa donna, non sei più un Khal. Colpo di stato, a ritaglie. Qui però se la spiegano... Ah no, ferita, papà!
Porca troia! Che niente, niente. Il Kalle non usa le armi nello scontro. Vuole solo dargli una lezione. È il suo fratellino di sangue. Che si sta strozzando! Ti aiuto io, amichetto! Presto, una tracotomia! Meglio? Non c'è più un Kalle. Succube da donna io. Come sono andato, amore? Benissimo, caro. Ma ti sono fatto la bua. Ma niente, non ti preoccupare. Io so forte. Bazzecole. Porcocciuta, che dolore. C'è un dottore in sala? Io sono medica. Dottora. Si dice dottora? Si dice sindaca? Non lo so. Il Kalle non sta bene. Deve espellere le tossine. No, non ci serve niente, grazie. Dai, eretta, dai, ne. Tutti gli uomini formano gregge. E grande pastore mi ha mandato. Siamo contenti del nostro dio cavallo, grazie. Mandala via, dai, ne. Fatti curare, amore. E vabbè. E che cazzo? Torniamo in quel del nord, dove tutti i vessilli sono a cena a decidere la formazione. Io gioco in attacco. No, tu stai in porta. E i Glover in attacco. No, che palle. Io gioco in attacco o me ne vado. Ok, vattene. E io poi, dopo che ho vinto il campionato contro i Lannister, ti vengo a cercare! 10 nano! Gli animi si stanno scaldando troppo. E come abbiamo visto nelle puntate precedenti, i metalupi sono gli arbitri. E Vento Grigio, Greywind, messaggio creduto, il cliente da lei chiamato Perdi Pezzi, si avventa su Lord Amber. Ah, vuole giocare! Gli è stanca tutta! Oh mio Dio, è calla, finita tragedia! Gli affronti veri! LOL. Ah, ho perso due dita. Ah, vabbè, gioco a porta, dai. Ah, cotto dita. Speriamo che non mi tirino a sinistra, sennò mi passano dal buco. Regà, regà, regà. Quanti film bastardi morti Lannister ci vogliono per far impazzire Cesira? 3. Scemi, completamente scemi. Questi sarebbero i buoni? Pensi i cattivi? Quello è arrivato a 60 più anni per perdere le dita così a caso? Bah, tutti ridono tranne Bran. Almeno Bran me capisce. Parlando di Bran, ecco il saluto finale col fratellone. Vado piccino, mi raccomando in gamba. No, vabbè, troppo scontato. No, non lo dico. Vengo pure io. Ci deve essere sempre uno Stark a Grande Inverno. Ci rivedremo? Esce Robert e entra Rickon. Nostro fratello te sta a cercare. E che non l'ha visto? Stava lì, stava. Non ti preoccupare. Rob libererà nostro padre e riporterà nostra madre. Tutte cazzate. Non spoilerà, stronzo. Stacco su Bran davanti all'albero magico degli occhi del cuore, che viene raggiunto da Tonk Sosha, che gli insegna come pregare. Ma là, che cazzo stai a fare davanti all'albero? Dove stavi a guardare? Shh, ascolta. Cosa senti? Sento il vento. E non sono forse gli dèi che fanno muovere il vento? Ascolta meglio. Bran, come stai? Siamo i 7. Anvedi Bran. Ciao Bran. Brutto il pensatore, eh? Saluti, c'è il corvo triocchiuto. Scena pene di Odor. Alla barriera i guardiani metronotte danno fuoco ai cadaveri. E Sam spiega che sono tornati perché sono stati toccati dagli estranei. Sei sicuro? Quindi devono essere toccati per forza? Non è che questa regola sarà contraddetta 8.627.000 volte nel corso della serie? No? Ok. Solo il fuoco può fermarli. E l'acciaio dei Valiri, e l'ossidiana, e la magia. Gli estranei dormono per migliaia di anni. E quando si svegliano... Quando si svegliano? Spero che la barriera sia alta abbastanza. No! Adesso te stai qua e mi dici cosa cazzo succede! Il cliché del non mi dici le cose non me lo fai! Hai capito? Panzottino bastardo! E invece sì, te lo fa. Catelyn e Ser Pazzetta raggiungono Rob, che ha già fatto un bel pezzo di strada verso sud. Non si preoccupi, Lady Stark! Infilerò tutte le dita che mi sono rimaste su per il culo. Grazie, grazie, lei è molto caro. Lascialo soli madre Pescetta e figlio Lupetto, che discutono riguardo la lettera di Sansa. Che però è di Cesira, hai capito? Ma... Aria? Boh, quali sono le opzioni? O mi inginocchio da Joffrey? Te fanno secca appena entri. Beh sì. Oppure vinco la guerra. C'è
Ci devo pensare, ci penso. Tyrion, che era partito da prigioniero, torna con un esercito. Se non è questo essere fighi imprenditori veri, sfruttare bene il capitale che si ha, io non lo so cosa sia. Tyrion raggiunge il padre e lo zio, il padre di Lance Lannister, quello della cacca negli stivali che ha detto al processo: papà, hai scatenato una guerra per me, ma allora mi vuoi bene? No! Ok, zio, che bei mocassini, lo so che sei stato tu quel giorno! Non so di che parli e non te se può fare un complimento, mamma mia! Hai visto? Ero prigioniere, eccomi qua. Tuo fratello avrebbe fatto meglio. Ma che ne sai? Ma poi sei sicuro? Sei sicuro? Fossi in te aspettare qualche puntata, tuo fratello, meglio! Beh, dopodiché Tyrion viene a conoscenza di tutte le news. Jaime sta a fanculo così ai parenti di Catelyn. Robert è morto. Joffrey il re! Zan zan zan! Beh, oh, stanno bene per noi. Già, siamo forti! Gli uomini del nord sono qui! Di già! Niente panico! Voi, che va promesso, mi fio? Ma niente, un po' di shopping. 3000 elmi, asce, mazze, picche, tutte cose. Marciate con me e le avrete. Più le provvigioni di quello che razzierete sul campo. Andata! Lannister in franchising, proprio! Dall'altra parte, Rob decide da farsi e giungono alla conclusione che devono usare il ponte dei Frey. La casata a pizzo. Tutto il potere dei Frey si basa sul fatto che devi passare il cazzo de ponte loro sullo stretto. La monopolizzazione vera! Una casa, un ponte, una famiglia! Ma che facciamo? Andiamo contro Tywin o contro Jaime a Delta delle Acque? Prima di sapere la risposta sopraggiunge una guardia che ha catturato un esploratore Lannister. Ah, mannaggia, t'ha detto male, sei tutti i segreti nostri. Addio, lasciatelo andare, è coraggioso, è bravo, non lo voglio ammazzare. Ma ha contato tutte le truppe che abbiamo? Vabbè, ma ha visto la mappa, i nostri piani? Vabbè, ma sti cazzi, ma che cazzo ti frequentiamo alla giama, ma che sti cazzi. Rob! Madre, io te voglio bene, ma dovete capire che io sono il capo, non mi dovete contraddire, faccio staccare un mignolino pure a te, eh! Ok. Ragazzi, zitti, zitti. Oh, Ned! Ah, chi è? Sei vivo? Sì. Ah, ok. Fatto un scherzone. Sta scena era solo la guardia che gli dava un carcio per vedere se era ancora vivo. Fine della scena, solo per fatto ricorda. Andiamo nella sala del trono, dove tutti i volta a gabbana bastardi corrotti, no, cioè i protettori della pace del regno, come il capo della guardia cittadina, vengono ricompensati con titoli, soldi, appalti, terre, tutte cose, viva l'Italia. Tywin Lannister diventa primo cavaliere super pappone del reame al posto di Ned. Ed infine Cesira vuole ricompensare personalmente Ser Barristan Stanselmi. Colui che ai tempi del re folle, quando i parenti di Ned morirono, rimase lì a guardare. Quando il re folle morì, rimase lì a guardare. Quando Robert beveva come una betoniera e un cinghiale si avvicinava a Mach 2, rimase lì a guardare. Ser Barristan Selmy, l'ignoratore di re! Sei vecchio! Va in pensione, a riforma Fornero. Però ti do i castelli, terre, schiavi e solite cose, il pacchetto completo. Lascia il posto a un giovane. Sei contento? Te riposi? Oh! No, io ho ancora da fare, posso proteggere il re. Sei visto con mio padre? È un lavoro usurante, va in pensione. Se no i giovani me se ne vanno via dal paese e vanno tutti a Pentos. Pentos è come eravamo noi 20 anni fa, c'è un boom economico, fidate, lascia perdere. Niente, se Barristan s'accolla vuole ancora lo stipendio e non ce vuole sta. Vi potrei sfilettare come il rio Tully che si taglia con un grissino. Ed è vero, è perché tutto gli posso dire, tranne che non sia forte con la spada. Ma non lo farò, ragazzino! Buh! Ah! Tiè, mettite l'arc insieme alle altre, fondila! E si conclude così la storia di Ser Barristan. No, no, se qualcuno ha da dire qualcosa parli ora o taccia per sempre. Ma che è un matrimonio? Gioffrino Amorino? Cos? Maestà, dimmi pure. Ci sarebbe la questione di mio padre. Tuo padre è un traditore e non mi è piaciuto come mi ha trattato, eh? Non mi è piaciuto per niente. Zitto, fammi sentì. Che scus? Mio padre ha sbagliato. Però dai. Dai. Dai, hai capito? Dai, a posto, su, a posto. Ha detto che non sono il re, perché gli hanno mentito. È colpa degli altri, di altri. Non di mio padre, colpa di altri. Mio padre lascia aperto. Guarda la Sansa, porellina, fa di tutto per parare il culo al padre. C'è altro? Fallo per me, Gioffrino. It's a piece of cake. You know.
Allora, senti, se dice che io sono il re, allora... Allora... vabbè, dai. Grazie, maestà. Prego, sono buono e giusto. Che re buono e giusto che sono, eh? Re magnanimo, caritatevole, eh? Geoffrey merda.